Ciao e ben ritrovato e grazie di essere qua, puntuale come ogni mercoledì alle 8 di sera. Ma ricorda che al venerdì, non qui, ma sul canale di mie edizioni, ci sono le pillole del Dharma. Le pillole del Dharma, te ne ho già parlato, è qualcosa che vedrai che se sei interessato al buddismo ti piacerà e ti aiuterà. Grazie anche a tutti coloro che ci stanno aiutando, che stanno sostenendo i canali di mia edizione attraverso Patreon o attraverso eh, proprio le donazioni sul sito di mia edizione. Ma veniamo subito all'argomento di oggi. Oggi ti voglio parlare del Daimoku. Spesso mi viene chiesto qual è il modo migliore per fare daimoku no? Io per quanto riguarda l'aspetto la, diciamo tecnico, ci ho già scritto un libro, il libro lo conoscerai, è eh, come invocare il sacro daimoku manuale tecnico dell'invocazione dell e di conseguenza di questo non parlo. Voglio parlare eh, oggi di un altro aspetto, diciamo un po' così, mh, il vero aspetto del, eh, del fare daimoku Perché vi dico Fare Daimuku significa mettersi in relazione con il gonzo, ossia accordarsi al gonzo in modo da essere proprio in relazione. Il Daimuku contiene, ad esempio, tutte le preghiere, pur non manifestandone, lo sappiamo, nessuna. Ed è per questo che ci vengono in aiuto le parole del Sutra del Loto, ed è per questo che io insisto tanto sulla pratica in italiano, perché è importante comprendere le parole del Sutra del Loto, perché in questo modo sono davvero, diciamo, quelle belle parole che ci aiutano a proseguire. Poi fare daimoku significa anche preparare il nostro spirito ad ascoltare il gonzo, il gonzo, che l'abbiamo visto, ci parla attraverso la nostra vita, attraverso gli eventi che ci troviamo a vivere nella nostra vita. Fare daimoku significa anche quindi pulire la nostra mente per creare in noi diciamo quel silenzio necessario all'ascolto del gonzo. Se ad esempio tu fai daimoku soltanto per cambiare la tua realtà. In realtà quel daimoku funziona alla rovescia. Tu puoi anche ottenere dei grandi, come molti li chiamano, benefici, ma solitamente quei benefici a lungo andare si rivelano delle grandissime cadute, delle davvero momenti di intoppo e di stop delle nostre vite, perlomeno dal punto di vista spirituale. Quindi eh, fare daimuku significa chiedere al gonzun di avere la capacità di osservare la nostra vita, osservarla per comprendere attraverso ciò che ci vive, l'insegnamento che c'è dietro, per avere la forza di eh, accettare la nostra realtà. Perché nessuna pratica buddista, nessuna credimi, è svolta con l'intento di cambiare la realtà. Perché il Buddha non ha insegnato una via di fuga. L'insegnamento del Buddha è volto ad aiutarti a comprendere e a vivere nel miglior modo possibile questa vita. Ecco in che modo la nostra vita diventa la nostra palestra, come dice il Buddha nel Sutra del Loto, il luogo ideale dove praticare. Perché attraverso di questo, attraverso la comprensione degli eventi, attraverso la nostra capacità di accettarli, accettare quello che eh, ci accade, che cosa significa? Significa Già tanto da subito un qualcosa che ti mette già, che ti crea già del beneficio fisico. Perché se tu non impari ad accettare, ecco che la vita eh, è il proprio lì che ti dà dei colpi veramente secchi. E quando la vita colpisce, lo sappiamo, non è così come un un fiorellino che ti cade che ti cade sulla cima della testa, capisci? Ecco perché è importante comprendere che cosa è realmente fare daimoku, perché altrimenti si corre il rischio di invece che andare a lavorare su quei punti che ci danno ci darebbero la, la serenità Andiamo a lavorare sui punti opposti. Mi spiego meglio, se tu sei abituato, ti abitui a fare daimoku per avere questo, per avere quell'altro, o per cambiare una determinata situazione, ecco che cosa fai. E non fai altro che alimentare i tuoi attaccamenti. Ogni volta che noi soffriamo, la causa della nostra sofferenza, Prova a pensarci, sono proprio i nostri attaccamenti, sono gli attaccamenti il veleno. Ecco perché insisto sempre in questo. Te ne faccio un esempio. Tu volevi, avevi il desiderio di fare una determinata cosa perché è una cosa che a te ti fa stare bene, o volevi andare in un posto, ci tenevi perché lì stai bene, boh, succede una qualsiasi cosa, non puoi farlo. Ecco che questa cosa a te fa incazzare di brutto e ti crea sofferenza. Ma perché? Perché tu sei attaccato a quella idea lì. Tu hai eh, decretato che il tuo stare bene dipende dall'andare lì, dal fare quello o dall'avere quell'altro. E questo è un attaccamento. Nonostante poi, tra l'altro, la cosa assurda è questa, che tutti questi attaccamenti noi ce l'abbiamo perché o l'abbiamo amplificati nel corso della nostra esistenza, o è proprio la nostra esistenza che ci ha aiutato ad amplificarli. No? Ma nella realtà non hanno davvero senso, perché noi non conosciamo il futuro. Se tu, ad esempio, pratichi, ti piace cantare, sei un bravo cantante, una brava cantautrice, e vuoi... Eh, andare al festival di Sanremo è pensiazzo. Andare al festival di Sanremo sarebbe davvero eh, ciò che mi renderebbe veramente felice. E comincia a fare: dai, bo bo, vuoi cambiare proprio? Vuoi fare in modo che non è che ti affidi al Gonzo? perché semmai è al contrario al Gonzon che si deve affidare a te, perché tu vuoi fortemente quello e di conseguenza il gonzo, se vuole andare d'accordo con te, deve fare quello che tu gli dici. E allora ti deve concretizzare questa cosa. Poi magari arrivi, ce la fai, grande beneficio, ti trovi sul palco del raristo, fai scena muta, perché se sì, tu hai speso tanto tempo a fare daimoku ma non avevi le spalle forti per portare il palco dell'aristo per poter portare una situazione del genere ecco che allora quello che tu pensavi che fosse la tua fortuna la tua cosa che quello sì che ti avrebbe reso felice diventa la tua disgrazia prendi e ti butti giù dalla finestra quindi nonostante che noi non sappiamo nulla non sappiamo ad esempio se davvero ciò che ci succede è una sfortuna o una fortuna noi anche qui come facciamo a decidere se una cosa è spiga o è fortuna se è come ci piace a noi se si avvicina a quello che vogliamo noi allora è una fortuna se invece si allontana allora è una sfortuna vedi che anche qui noi vogliamo che il gonzo segua il nostro intuito e noi pensiamo che avere quello ci rende, ci rende felice quindi il gonzo si deve fidare il gonzo deve avere fede in noi. Ecco, dopo tutto questo, che cosa mi viene da dire? Ma non ti rendi conto che è una follia una pratica di questo tipo? Non ti rendi conto che invece di mettere il gonzo dentro il Buzzoda sarebbe meglio andare in tipografia, farti stampare una tua bella immagine, un tuo bel primo piano e mettere quello dentro il Buzzoda? Quindi, se anche tu consideri che fare questo sarebbe davvero proprio un abominio, una, una patologia, una malattia mentale, e attenzione perché a forza di battere il dito nel muro, il dito diventa un chiodo, a forza di concentrare il nostro cervello su delle follie, ecco che poi noi abbiamo solo quello. Per ragionare, ma se abituiamo il cervello alle follie, e allora anche gli asini volano, capisce questo il punto? Quindi, fare daimuku significa anche chiedere al gonzo di darci la forza, di avere la forza di eh, trasformare la nostra vita, di comprendere questo e di trasformarlo quello finalmente di non uscire fuori dai binari della spiritualità andando a sconfinare nella magia perché il daimoku namu miho non è abracadabra quindi su questo eh, ragiona ogni volta che ti trovi davanti all'altare quindi ogni mattina e ogni sera ti fermi e eh, prova a dirti prima di cominciare a fare gunghio, io sono qui per diventare una persona migliore. Io sono qui perché voglio evolvermi, perché voglio pulire il mio cuore, perché voglio essere in pace con me stesso e di conseguenza con gli altri. Ecco perché sono qui. Fatto questo comincia a fare gonghio. Tu sentirai che il tuo gongio, che il tuo Daimoku. Se questa è stata davvero la tua preghiera, se c'eri realmente, mentre dicevi questo, ti renderai conto che la tua vita ha proprio un battito d'ali nuovo che non avevi mai sentito. Prova ad ascoltare, abituati ad ascoltare, abituati a vedere, non cambiare la realtà, perché cambiare la realtà significa praticare per stare male. La pratica per stare bene è quella di imparare ad accettare la realtà, perché soltanto accettandola puoi fare in modo che quella realtà diventi un'altra realtà, perché questo è il modo proprio per trasformare, anche se vogliamo dirla in un altro modo, davvero il veleno in medicina. La solitudine dei figli del medico che noi leggiamo nella parabola del sedicesimo capitolo, quando il medico finge di essere morto. Ecco, quella solitudine Profonda che hanno provato i figli gli ha permesso di prendere la medicina, di convincersi finalmente, finalmente che ciò che stavano pensando, che ciò che stavano facendo, che le loro eh, convinzioni erano sbagliate, e di conseguenza prendono la medicina e guariscano. Ecco, la sofferenza, il trasformare la sofferenza o ciò che ci crea sofferenza, è questo il grande cambiamento, è questo che produce il grande cambiamento al nostro cuore, è qui che il nostro cuore si accorda e tutto parte da lì. È una questione proprio acustica. Mi farebbe da dire di frequenze, se tu vibri ad una frequenza alta, attiri necessariamente frequenze alte, questa è la scienza che lo dice, avere il cuore pieno di ehm, dubbi, di desideri e di, di insofferenza, di stress, tutto, ti fa vibrare ad una frequenza molto bassa. E di conseguenza attiri le frequenze basse. E l'energia che tu sprechi nel fare questo daimoku per cambiare la realtà ti fa ancora andare più in basso. Perché è pazzesco provare a cambiare la realtà. Perché è pazzesco anche pensare di fare una pratica che cambi, modifichi la realtà. Perché è una cosa d'apprendista stregone, non da persona di fede. È un po' come se Nicere, dopo la vita che ha fatto e dopo tutte le sue persecuzioni e i suoi esili, avesse detto, insomma, io voglio che tutti mi vogliano bene, che tutti mi vengano incontro, che tutti mi onorino e che i governanti mi diano un tempio e mi diano la possibilità di propagare il mio insegnamento. Ha fatto così, Nietzsche, non ha tentato di cambiare la realtà, non, non praticava, chiamiamo così, per cambiare la realtà, ma semmai praticava per riuscire a vedere nella realtà l'insegnamento che c'era dietro, la risposta del gonzo. Go e lui usava molto questo. Nella sua vita ha avuto dei momenti in cui è Dovuto stare per forza di cose fermo perché o aspettava una destinazione o aspettava una condanna. Insomma, lui in quei momenti lì li ha sempre usati e sfruttati per analizzare ciò che gli accadeva nella vita. Quando vedo le persone che praticano davvero in un modo o usano il buddismo di Nietzsche come se fosse il genio della lampada. Mi viene una profonda proprio tristezza. Perché insomma, allora è questo il gioiello di cui parla il Buddha, di cui parla Nichiren. Insomma, ma allora anche il Buddha, che persona era? Ma anche Nichiren, allora, se anche lui aveva le stesse cose che ho io, perché lo devo seguire? Perché onorarlo? Perché addirittura erigerlo? a unico e vero Buddha. Credere a tutto questo significa davvero credere che gli asini volano. Ciao e risentirci alla prossima.